Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Il titolo penso che sia piuttosto esplicativo e che non ci sia bisogno di spiegare il perché io la pensi in questa maniera, ma sarebbe giusto darvi qualche informazione in più in merito. Da quando si è saputa la notizia della chiusura di Inazuma Eleven SD, quella parte di web interessata a Inazuma Eleven, che è purtroppo una piccola nicchia, è insorta con insulti e minacce di morte, inutili ovviamente, verso Akira Ino e la sua persona. Ora, tralasciando le minacce di morte, perché chi fa le minacce di morte ovviamente è solo un omino habens che ha appena imparato l'uso della parola, ma chi fa insulti, beh, direi che non è affatto giustificabile. Ma perché dico questo? Perché prima di insultare una casa produttrice o il suo delegato, è bene pensare tutto quello che c'è dietro la chiusura di un certo prodotto. Inazuma Eleven SD è innegabile che sia un prodotto nato o morto, ma lo dico con cognizione di causa. Ora, la vera questione di questo video non è tanto gli insulti a Akira Ino o al fatto che il level 5 stia morendo, cosa che non è affatto vera. Ma andiamo a vedere nel dettaglio perché Inazuma Eleven è stato chiuso. E tutti quelli che dicono Inazuma Eleven è morto definitivamente, grazie a questa manovra, non si sono forse resi conto che in realtà Inazuma Eleven è morto con l'uscita di Galaxy nel 2013. Vogliamo un attimino analizzare come sono andate le cose? Venite con me, facciamo un piccolissimo viaggio fino al 2013 e vediamo cosa è successo dopo l'uscita di Galaxy. Innanzitutto, Inazuma Eleven è iniziato ad andare male con l'uscita di Go. Non andava troppo male. Ha iniziato a barcollare un po'. Con Chrono Stones, poi vabbè, ha continuato. Siamo arrivati a Galaxy. Galaxy ha chiuso il ciclo vitale di Inazuma Eleven. In Giappone, Inazuma Eleven è stato veramente assente fino al 2020. Ma come si sono svolti i fatti? Una volta chiuso Galaxy, una volta chiuso l'anime, una volta che tu finisci il gioco di Inazuma Eleven, ci giochi un'altra mesata per farti tutte quante le amichevoli e poi Akira Ino ha annunciato Inazuma Eleven Online, un gioco apparentemente accessibile solo ai giapponesi, solo a chi ha un IP giapponese. Poteva scaricare appunto il gioco da un sito apposito e poi giocarlo. Ovviamente c'erano diversi metodi per accedere ai server giapponesi con un IP di una qualsiasi parte del mondo, ma tralasciamo questo dettaglio. Il gioco era tipo uno Strikers, ti facevi la tua squadra, facevi le missioni e via così. Ma il servizio venne poi chiuso nel 2015, dopo neanche un anno dall'apertura. Questo perché ci sono stati dei problemi con l'aggiornamento dei server. O questa è la versione ufficiosa. C'erano pochissimi giocatori dopo poche settimane dal lancio. Davvero pochi. Arriviamo al 2016 quando venne annunciato Inazuma Eleven, che sarebbe poi diventato Ares, la serie animata. Le buone intenzioni c'erano, perché Ino ha detto: stiamo lavorando al gioco, stiamo lavorando ad una serie animata. Quando uscirà ci sarà gioco e serie animata. Sappiamo tutti quello che è successo col gioco. Lasciamo da parte un attimo Ares, il gioco che poi è diventato Heroes Great Road. È uscito Ares, l'anime di Ares, quei pochi episodi ricalcavano molto lo stile del primo Inazuma Eleven per quanto riguarda imparare tecniche, il fatto del personaggio che era spronato, amante del calcio. Ci sta come serie, però Orion è uscita nel periodo più sbagliato possibile. Come Ares. Ares è uscita in un periodo pessimo. Non c'era un gioco ad accompagnare la serie. Il che potrebbe essere irrilevante se tu non avessi voglia di vendere un videogioco basato sulla serie animata. Perché tu durante gli intervalli della serie animata mandi in onda lo spot. I bambini: oh, che bello, c'è il giochino, lo voglio, mamma, compramelo. Volendo proprio arrivare al succo della questione della chiusura di Inazuma Eleven SD, e il problema vero è che il gioco è uscito dopo la serie animata. Se il gioco fosse uscito in contemporanea con Orion, che poi l'anime facesse schifo o meno,
In Azuma Eleven SD avrebbe avuto molti più download. Se il Level 5 decideva di chiudere in Azuma Eleven SD così da un giorno all'altro, e ha tutte le ragioni per farlo, visto che non va per nulla come gioco, non potrebbe comunque farlo da sola. Dovrebbe sempre comunque comunicare con Game Do. Questo è uno dei primi progetti veramente grandi per Game Do. E se hanno deciso di comune accordo di chiudere in Azuma Eleven SD, ci sarà un motivo. Ovvero la scarsa frequenza dei giocatori. Ci sono pochissime persone che giocano, qualche migliaio, 20, 30, 40.000 persone attive ogni giorno, delle oltre 500.000 che lo hanno scaricato. Neanche il milione, neanche al milione. Questo dimostra quanto il gioco sia deludente e quanto non abbia avuto risonanza mediatica. Vediamo un attimino. È stato chiuso di comune accordo tra Level 5 e Game Do, perché se Level 5 si permetteva di chiudere così da un giorno all'altro il gioco con un piccolo preavviso a Game Do, Game Do sapete quanti milioni ci prendeva per questa piccola manovra? Visto che stanno arrecando danno a Game Do che sviluppa il gioco, Level 5 è il publisher, non è la sviluppatrice. La casa Level 5 è quella che pubblica il gioco, è quella che detiene i diritti del gioco e avrebbe tutte le ragioni di chiudere il gioco come quando ha voglia. Ma Game Do? No, io faccio ricorso e mi dai gran soldoni. Potrebbe benissimo farlo, avrebbe tutte le ragioni. Ma quando non succedono queste cose, ragazzi, perché ti sarebbe venuto a sapere, è una cosa che va fatta di comune accordo. Va bene? Se noi abbiamo saputo metà ottobre che il gioco sarebbe stato chiuso, sapete da quando è in corso almeno il voler chiudere questa applicazione? Questa hanno visto l'estate com'è andata e hanno detto non va, non incassiamo nulla, ci sono pochi giocatori, stiamo spendendo tantissimi soldi per i server e fanno comunque schifo, è un gioco che fa davvero schifo per quanto riguarda i server. E lasciatemelo dire, a gran voce soprattutto, fa schifo. Non si connette mai. Se non risolvi i primi problemi di connessione, come puoi aspettarti poi che la gente continui a tornare? Io ho letto le recensioni, tantissime recensioni negative, alcune un po' troppo tirate per le orecchie, di gente che aveva problemi di connessione del gioco. Mi dava errore, tutti quanti che dicono mi dà errore, tutti che dicono mi dà errore. Tralasciando questo problema enorme, arriviamo al nocciolo della questione. Perché il gioco non è andato? Perché non è uscito in contemporanea con l'anime. Se invece la Holm si fosse presa il tempo di lavorare a Inazuma Eleven invece di buttarlo fuori così com'era, e l'avessero fatto uscire magari anche quest'anno, non per forza lo scorso anno, avremmo avuto prima di tutto un prodotto con i controcoglioni e secondo un gioco che poteva comunque sia essere trainato dalla serie animata. Perché parliamoci chiaro, in Giappone nel 1996 quando uscì Pokémon le vendite erano bassissime. Sapete quando si sono impennate del 1000%? Quando uscì l'anime. Nel 97, pochi giorni dopo l'uscita del primo episodio, sono schizzate alle stelle le vendite del videogioco. Digimon, che uscì sotto forma di Tamagotchi nel 1997, quando nel 99 uscì l'anime, boom di vendite anche lì. Stessa cosa in Azuma Eleven quando uscì in Italia. Nel 2010, quando arrivò in Italia, non c'era il videogioco ancora. Tutti quanti l'abbiamo scaricato illegalmente dalle ROM e abbiamo giocato la versione giapponese. E l'abbiamo finito con non poche difficoltà se non avevi una guida. Nel 2011, quando finalmente arrivò, è stato un gran successo. Ma perché? Perché c'era la serie animata. Ragazzi, è inutile dirlo, la serie animata traina tantissimo il videogioco. Ma se tu non traini il videogioco tramite la serie animata, è inutile. Se ci fosse stata una miniserie di Inazuma Eleven per trainare e sponsorizzare Inazuma Eleven SD, oggi staremmo parlando di tutt'altro. Perché Yo-Kai Watch Puni Puni, che è un gioco fatto col culo, va tantissimo? Perché
perché c'è una serie animata che continua ad andare in onda a ripetizione in Giappone, anche con il reboot dopo il flop assurdo che ha avuto Shadowside. Shadowside ha fatto schifo a tutti, tranne a me perché era una serie un pochino più adulta, ma ha fatto comunque schifo in Giappone, e hanno fatto il reboot oltre a Yo-Kai Watch Jam. In conclusione, quando è morto Inazuma Eleven? Non è morto? È morto quando è finito Galaxy? Morirà quando uscirà Heroes Great Road? Ragazzi, il momento che vive adesso Inazuma Eleven è un momento di stallo. Inazuma Eleven è fermo. Non c'è nulla a supporto del videogioco. Il videogioco SD. E quando a dicembre chiuderà, vedremo cosa accadrà. Non è solo colpa di una persona se un gioco viene cancellato, è colpa anche dei fan. Se noi facciamo 10.000 video su Inazuma Eleven, da Hirohino sbatte il palle. Lui vede solo che c'è gente che ancora si ostina, per fortuna forse, a giocare a Inazuma Eleven. Ma se noi siamo 1.000 in Europa e in Giappone sono 0, a lui non frega nulla, perché lui deve vendere in Giappone, non deve vendere in Europa. L'amore per un brand non si dimostra tramite dei video. Vedremo quando uscirà Heroes Great Road, ragazzi. Non possiamo dare giudizi affrettati e dire che Heroes Great Road sarà inutile per il risollevamento del brand. Sarà inutile se non ci sarà una serie, una miniserie a supporto dello stesso. Perché, come ho detto appunto poc'anzi, è la serie animata che traina molto il videogioco. Comunque, il punto del video è: la colpa non è di un individuo, la colpa è collettiva.